Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi video collaborazione, prima collaborazione con la mia amica Jessica del canale De Russia Tatti. Vi lascio giù il link al suo canale e al suo video nell'info box e questa sarà una collaborazione sui profumi. Profumi low cost e profumi high cost che abbiamo, perché sia io che Jessica siamo appassionate di profumi e in questo video vogliamo illustrare le tipologie di profumi che abbiamo, sia low cost che high cost, o comunque tipologie di profumi più costosi. E non ho scelto i profumi preferiti, io vi mostro tutti quelli che ho, sia quelli che costano di più che quelli che costano di meno, ed ho anche alcuni dupe di profumi famosi. Scusate per la luce, però devo registrare dal bagno perché ho un problema di là, non si vede proprio bene, però quello che si deve vedere si vedrà, ve lo prometto. Per cui partiamo subito, perché i profumi sono un po'. Allora, io qua ho una lista, per cui scusate se mi vedete guardare da un'altra parte, però ho una lista. Perché voglio anche descrivervi le note di testa, di cuore, di fondo di ogni profumo che andrò a mostrarvi. Per cui, allora, i profumi high cost sono 11, poi ci sono 8 profumi low cost e 3 dupe, ok? Per cui sono 1, 2, 3, 14, ce n'è un bel po' da farvi vedere, per cui partiamo subito. Allora, partiamo da questo. Io spero, vediamo che si veda, perché ho la lista, voglio riuscire a guardare sia la lista che il video, ok? E partiamo subito da questo profumo, che è Angel di Terry Mugler, ok? Scusate, non so la pronuncia. Comunque Angel, questa qua è la stera ricaricabile, ma c'è anche il formato non ricaricabile. Questa stella è da 25 ml ed è un eau de parfum. Le note di testa sono bergamotto, bacca di rosa, note di cuore, bacche rosse e praline, che non so cosa sia, note di fondo, vaniglia, cioccolato, patchouli, cedro e muschio bianco, per cui ce ne sono un po'. A me, io premetto, a me piacciono un sacco tutti i profumi speziati, orientali, speziati, per cui tutti quelli che vi mostrerò, quasi tutti, hanno una profumazione orientale e speziata, appunto. Comunque questo qua è il primo. Poi, come secondo profumo, vi mostro il Dolce & Gabbana, eccolo qua, The One Desire. Questo è un profumo recente, che è uscito di recente, lo vedrete anche nei miei prodotti finiti di febbraio, perché lo sto finendo, di febbraio, di marzo, perché lo sto finendo. E le note di testa sono mandarino, litchi e bergamotto, note di cuore, giglio, tuberosa indiana e gelsomino, note di fondo, caramello, vaniglia e sandalo. A me piacciono molto anche le profumazioni in cui viene incluso il sandalo, perché è un profumo che adoro, e anche il giglio. Per cui questo, allora, questo qua che vi ho mostrato prima, l'Angel, è molto forte e molto persistente. Questo qua dura ore e ore e rimane sui vestiti anche giorni, insomma, per cui veramente persistente. Questo qua è abbastanza persistente, non è proprio molto persistente, nonostante sia un eau de parfum, non è proprio persistente, ma il problema non è neanche più di tanto questo. Il fatto è che non mi è piaciuto perché sulla mia pelle cambia profumo. Questo qua è un profumo buonissimo, spruzzato sui vestiti, però quando vado per spruzzarlo sulla mia pelle cambia proprio e non mi piace, per cui non lo ricomperò più una volta finito. Poi il terzo profumo che vi faccio vedere è Narciso Rodriguez For Hair, questo con la confezione nera, che questo è uno dei toilette, se non sbaglio, sì, è uno dei toilette, però nonostante sia uno dei toilette è molto molto persistente e forte. Io adoro i profumi forti, i profumi devono sentirsi. Questo qua, le note di testa sono fiori d'arancio, osmanto, boh, mai sentito, scusate l'ignoranza, note di cuore e vaniglia, note di fondo, legni preziosi e muschio. Poi 4, Cavalli Parfum, edizione del 2012. Cavalli Parfum sono note di testa peperosa, note di cuore, fagiolo di tonka, vaniglia e ambra, note di fondo, fiore d'arancia africano, per cui veramente tutte cose speziate.
Numero 5, Hypnotic Poison, eccolo qua, e questo ha le note di testa che sono Fiore della Passione, note di cuore Gelsomino, note di fondo Vetriver e Vaniglia. Anche Vetriver mi piace molto come nota. Numero 6, Barbary Weekend, eccolo qua, sì. Questo ha note, è uno de parfum, se non sbaglio, sì. E quello di Cavalli, che vi ho mostrato prima, e l'Hypnotic Poison, sono tutti e due eau de parfum e tutti e due molto persistenti. Questo è il Barbary Weekend, non ho avuto modo di testarlo bene, e per cui vi saprò dire più avanti se persiste o no. Comunque sono le note di testa, mandarino, linfa degli alberi e desada, anche questo scusate l'ignoranza, note di cuore, rosa canina, bocciolo di pesca, iris e giacinto, note di fondo, legno di cedro e sandalo, anche i legni e il sandalo anche qui sono presenti. 7, Barbary Langhorne, che sto adorando, eccolo qua ancora nella scatola, e la confezione è fatta così, è da 25 ml, uno de parfum, lo sto adorando, ci sono note di testa di rosa e caprifoglio, e note di cuore, fiore di terra, gelsomino, peonia, scorza fresca di clementina, note di fondo, legno di sandalo, musco e patchouli, anche questo veramente buono e molto molto persistente. Poi 8, Levin Eclat de Fleur, eccolo qua, che l'avevo preso da Tigotà, e questo non ho ancora avuto modo di provarlo bene, per cui mi limito a descrivere le note di testa che sono pera, note di cuore, fresia, rosa e gelsomino, note di fondo, legno di sandalo, muschio bianco. Questo è un po' più dolce rispetto agli altri che sono speziati, però mi piace tantissimo. Poi 9, Omia Indian Garnet. E Indian Garnet Bulgari Eau de Parfum 25 ml, e questo è uno degli ultimi profumi che ho acquistato. Anche questo non ho avuto ancora modo di provarlo, l'ho provato 2-3 volte e devo dire che è molto persistente. Le note di testa, anche questo è molto speziato, le note di testa sono bergamotto, pepe, litchi, note di cuore, gelsomino egiziano, fiori di loto e lampone, note di fondo, caramello, ambra, patchouli e muschio, per cui molto anche questo persistente e speziato. Poi vi voglio mostrare una travel size, che è questa qua della Vie en Belle di Lancôme, comunque la uso, ne ho 4 di questi, per cui voglio dirvi anche questo, anche se non l'ho comprato perché l'ho trovato in regalo con il giornale, e queste sono note di testa di pera e mora, note di cuore, iris pallida, fiori d'arancio, del sommino d'Arabia, note di fondo, patchouli, muschio bianco, per cui anche questo molto persistente, un po' più dolce anche questo rispetto agli altri miei preferiti, però buono. E ultimo profumo high cost è questo qua di Blue Marine, Juice Number 1, Blue Girl Eau de Parfum 50 ml, Eau de Toilette, no, Eau de Toilette 50 ml. Note di testa, pompelmo, limone, mandarino, litche, pera, note di cuore, gelsomino, fresia, petali di magnolia, note di fondo, legno di sandalo, ambra e vaniglia. Questo è lo stesso discorso del profumo di Dolce & Gabbana, è buono sui vestiti, spruzzato sulla mia pelle, no, non mi piace per niente. E poi profumi low cost. Profumi low cost, vi mostro questo, il Just Dexter Woman, è un profumo che è stato inventato nel 2005 se non sbaglio, per cui è abbastanza vecchiotto, l'ho usato pochissimo, però è un profumo che avevo già avuto e che mi era piaciuto, è low cost appunto perché costa intorno ai 10 euro, io l'ho pagato 5 perché l'ho trovato in offerta, avevano fatto anche la versione da uomo. Questo ha note di testa, mele, cotogne e rosa, note di cuore, jasmine, giglio e viola, note di fondo, muschio, ambra e lampone, per cui anche questo un po' più dolce rispetto ai soliti profumi che uso, ma molto persistente perché è un eau de parfum, anche se low cost, è molto persistente. Altro profumo low cost, Giardini dei Sensi Iris, per essere un profumo low cost è molto molto persistente, appunto è Sada Iris. Poi, altro profumo, scusate se vado veloce, ma non voglio che venga un video lunghissimo, altro profumo è il Gonde Bouquet di H&M, e anche questo lo vedete nei miei prodotti finiti di marzo, perché lo sto finendo, e è uno de toilette, e non sono riuscita a trovare le note di testa di cuore di fondo, ma è una categoria speziato orientale, lo classificano come speziato orientale, per cui guarda caso me lo sono dato a prendere.
Poi acqua profumata di trattamento tonificante, HQ, limone, erbe aromatiche, che è questa. E io ve l'ho messa anche se è un'acqua profumata perché secondo me è profumata come un profumo, dura tanto ed è forte. Io ho delle altre acque profumate, però qui ve ne faccio vedere due solo perché due secondo me ne vale la pena come se fossero profumi. Le altre che ho non ve le faccio vedere perché sono delle semplici acque profumate. Comunque questo sa appunto di limone, erbe aromatiche e io lo uso, l'ho usato pochissimo, però lo uso come profumo perché è molto persistente. Altra acqua profumata molto persistente è questa qua, questa l'ho usata un po' di più, al mughetto della marca Perrier. Infatti qua dice che è un'acqua un deodorante profumato, deodorante parfum, insomma non è proprio un'acqua profumata, sa di mughetto. È veramente persistente, questo qua persiste come un profumo e buono. Poi altro profumo low cost che vi voglio fare vedere è questo qua, Tesori d'Oriente Ambra Indiana. Chissà perché Ambra Indiana, torniamo sempre sui profumi speziati. Mi piace tantissimo ed è un profumo che dura tanto. Questi qua dei Tesori d'Oriente ve li consiglio tutti perché sono molto 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 duraturi, veramente durano un sacco, per cui buono. E poi ultimi due profumi low cost, vabbè questo qua di Mignon, non l'ho mai usato, però ve lo faccio vedere, ce l'avrò messo una volta, c'è la testa di Stuart e vediamo, non so neanche, boh, mi ricorda quei profumi, vi ricordate i profumio che c'era quel gioco che quando ero piccola, che praticamente si potevano fare i profumi con diverse profumazioni, ma in realtà i profumi erano tutti uguali, quelli che venivano fuori. Comunque sapeva, mi ricorda questa cosa del profumio. Poi altro profumo che è questo, che avevo regalato anche a Jessica, ma mi ha dato un fastidio enorme che lei l'abbia trovato rotto. Non poteva essere rotto quello che ho comprato io, no, doveva essere rotto quello che ho regalato a lei, ma non me ne sono accorta. Vabbè, comunque questo è un altro profumino così da borsetta low cost e questo qua sono anche riuscita a trovare le note. È di Sephora, Enigmatic, Ibisco e Patchouli. Ok, non sono riuscita a trovare note di testa, di cuore, di fondo, però ibisco e patchouli. E poi partiamo con i dupe. Di dupe, di profumi famosi, ne ho tre. Ok, qua cancelliamo la lista. Ok, e vi mostro i tre dupe dei profumi famosi, che sono il primo, Tesori d'Oriente, profumo aromatico con fiore di dragone, e questo è il dupe dell'Hypnotique Poison. È quasi uguale, non è proprio uguale, però è quasi uguale ed è molto 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 persistente. Questi profumi qua sono veramente persistenti e ottimi, buoni. Per cui questo, se volete un dupe dell'Hypnotique Poison, potete prendere questo. Poi altri due dupe, questo qui di Lidl, il So Deadly, Madame Glamour, è uno de parfum ed è il dupe del Coco Mademoiselle di Chanel. E questo qui, allora, quando lo spruzzate, all'inizio si sente l'alcol, cioè proprio la prima cosa che notate è l'alcol, però dopo quando si sfuma si sente un buon profumo ed è, non è... Anche qui non è uguale, è sì, abbastanza simile all'originale. Per cui ve lo consiglio perché questi di Lidl costano solo 3,99 euro, solo 3,99 euro, ed avete uno de parfum da 50 ml. Di questo qua l'ho comprato ieri insieme a un altro che vi faccio vedere, però non vi ho fatto video haul perché ho preso solo queste due cose. Comunque questo qua, se volete un dupe, è molto buono. Questo qua invece l'ho preso sempre ieri. Ed è il Chalon, la marca è Chalon, Eau de Parfum, questo qua arancione, che è il dupe del J'adore. Questo qua è veramente, secondo me, uno dei dupe più fedeli dello J'adore, perché veramente sembra di avere lo J'adore. E l'unica cosa è che, è fatto così, vedete, l'unica cosa è che non dura come lo J'adore, ovviamente. Però, veramente, secondo me, ah, me lo rimetto perché cioè, mi piace da morire. Che buono.
è proprio come lo J'adore. Se vi piace, andate a fare scorta di questo profumo. Io penso che ne comprerò ancora uguali perché mi piace tanto. Poi per 3,99 euro va bene. Basta, allora i profumi che ve li ho mostrati, potrei averne di più, solo che i profumi me li bevo. Io ne ho presi tanti anche l'anno scorso, però me li bevo. Io sono un'appassionata di profumi, ne spruzzo un sacco, sia low cost, high cost. Veramente sarò fissata, però per me il profumo è una cosa molto importante, che mi solleva molto anche il morale, per cui alla mattina non riesco ad uscire senza un po' di profumo, un po' tanto. E basta, io vi saluto, saluto anche Jessica, la ringrazio per avermi proposto questa collaborazione, ci vediamo al prossimo video, ciao!